Ciao a tutti e benvenuti nel mio angolo creativo. Oggi con voi farò un bellissimo tutorial, una blusa manica corta, ok? Perché è stato richiesto delle mie gruppine, del mio gruppo di Facebook, che invito anche voi a iscriverci, Jacquard Uncinetto. C'ho anche quell'altro gruppo, Jacquard Uncinetto Pubblicità e Vendita, e c'ho anche la pagina Jacquard Uncinetto. Siete tutti benvenuti a iscriverci. Se vi fa piacere, iscriveteci, che così anche nei miei gruppi faccio delle live con i progetti e do indicazioni per i filati e tanto altro. Poi volevo dirvi che questo tutorial farò questa blusa perché ho fatto un challe, ok, appunto virus, quindi farò la blusa con tutte le taglie per voi, una blusa con il punto virus. Oggi lavorerò con uncinetto numero 3, ok, avremo bisogno di 1 metro, un forbicino, dei marcapunti e di una targhetta handmade, perché quando finirò questo tutorial questa bellissima blusa punto virus va alla acquirente che mi ha chiesto di realizzare. Ok, preparatevi adesso un foglio e una penna, che do tutte le taglie fino alla taglia XL, ok? Allora, la taglia S, la small, si inizia con 96 catenelle, ok, va suddiviso così, uno qua, uno, 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 uno. È un multiplo di 12, ok? Questa è la taglia small, 96 catenelle d'inizio. Per la taglia M sono 144 catenelle e va suddivisa con due motivi qua, un motivo qui, uno qua, due qua, uno, due e uno, ok? 144 catenella, è questa la taglia che farò io oggi con voi, questo bellissimo tutorial. La taglia L sono 92 catenelle e va suddiviso per motivi, tre motivi, un motivo, tre, uno, tre, uno, tre e uno, ok? Prendete appunto per le vostre taglie. La taglia XL va 240 catenelle e va suddiviso con 4, ok, motivi, un motivo, 4 motivi, un motivo, 4 motivi, 1, 4 e 1. La XL, ok, e anche XXL, 244 motivi, ok? Mi raccomando, fate la schermata, ok, per dare inizio al nostro bellissimo tutorial. Mi raccomando, prendete le catenelle per la taglia vostra desiderata. Io farò 144 catenelle. Oggi lavorerò con questa bellissima, ok, cake. Bella bella morbidosa in arte Flower Moonlight, ok. Qui l'indicazione di uncinetto è 3, da 1 a 3. Io lavorerò con uncinetto numero 3, come ho detto già dall'inizio, ok. Allora, questo colore è 3288 dell'8161. A 260 grammi per 1000 metri. Allora, un 53 cotone, 43 acrilico e 4 metalliche. Metalliche vuol dire questi luccichio che c'è qui, ok, vedete? Ecco qua. Comunque un bellissimo filato e soprattutto con una bellissima sfumatura. Questo progetto che farò oggi con voi potete lavorare con qualsiasi filato, lana, acrilico, qualsiasi, ok? Basta che lavorate con uncinetto numero 3 per le taglie che io ho dato a voi e con le catenelle d'inizio che io ho dato, ok? Se fate con filato
più grosso, quindi dovete fare di meno motivi, perché sennò viene troppo grande, ok? Oppure se lavorate con un filato più grosso, praticamente il 96 catenella sarà la taglia M, ok? E la taglia M sarà la taglia large. Parlo di un filato che potete lavorare con un uncinetto 4, 4 e mezzo. Invece se lavorate con un filato sottile, che si lavora con un uncinetto numero 3, va benissimo tutte le catenelle d'inizio di avvio che ho dato, ok? Damo inizio al nostro tutorial. Farò 144 catenelle, faccio un mio capietto, ok? E do inizio con le catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mi raccomando, le catenelle fatte morbide, ok? Farò le mie 144 catenelle e torno con voi. Andate avanti per le vostre catenelle, per le vostre taglie. Eccoci qua, io ho fatto le mie 144 catenelle. Mi raccomando, quando chiudete bene il cerchio, ok, con un punto bassissimo, come ho fatto qua, vi faccio vedere. Eccolo qua, prendo qui, ok. Essere tutto a dritto le vostre catenelle, quindi entrate nella prima catenella qua, 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 punto bassissimo, ok, 1, 2 catenelle, questo pezzo qua che era del togo, perché adesso lavorerò e nasconderò questo filato che mi è rimasto, ok. Allora, per ogni catenelle, vedete che già ce l'ho infilato qua, ok? Per ogni catenelle farò un punto basso, quindi io sono salita con 2 catenelle, entro qua nella prossima catenella e faccio un punto basso. Ecco qua. Un punto basso nella prossima catenella, ok? Nascondo anche il mio filato, vedete? Quindi dobbiamo lavorare, ok, tutti i punti bassi per ogni catenella sottostante che troveremo, ok? Andate avanti facendo tutti i punti bassi per ogni catenella e poi torno con voi. Eccoci qua, io ho fatto tutto il mio giro di punti bassi. Mi raccomando, una volta che avete fatto il vostro cerchietto di catenelle, misuratevi, ok, le vostre taglie desiderata e vedete se entra bene nella testa, nella vostra testa, senza stringere, ok? Deve entrare bene larga, ok? Adesso ho fatto il mio ultimo punto basso qua nella catenella, quindi qui dove c'è le 2 catenelle entro qua proprio così e faccio un punto bassissimo, ok? Salgo con 1 catenella, ritorno e faccio un punto basso, così. Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, ok? Salto 1, 2 e nel terzo entro, faccio un punto basso, ok? Faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, salto una, un punto basso, il secondo punto basso e nel terzo entro e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenella, salto 1, 2 e nel terzo entro e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenella, salto 1, 2 e nel terzo entro e faccio un punto basso. Adesso tocca fare 7 catenelle, ok? Che è questa dell'inizio che ho fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Salto 1, 2, nel terzo entro e faccio un punto basso. Ok? Adesso 1, 2, 3, 4 catenelle. Salto 1,
2 nel terzo entro e faccio un punto basso, ecco qua, ancora 1 2 3 4 catenelle, salto 1 2 nel terzo entro e faccio un punto basso, 1 2 3 4 catenelle, salto 1 2 nel terzo entro e faccio un punto basso. Adesso tocca fare 7 catenelle, ok? Quindi va diviso così: la prima di 7 catenelle all'archetto, 3 archetti di 4 catenelle, si salta 2 punti di base, nel terzo si fa un punto basso, poi 4 catenelle, salta 2 nel terzo punto basso, 4 catenelle, salto 2 punti di base nel terzo punto basso, quindi va 1 di 7 catenelle e 3 di 4 catenelle, ok? Quindi adesso ho fatto 1, 2, 3 di 4 catenelle e adesso faccio 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1, 2 nel terzo entro e faccio un punto basso, ok? Questo è il nostro giro di ripetizione, andate avanti così fino ad arrivare qua e torno con voi. Eccoci qua, ho finito il mio giro e come vedete è giusto giusto, ho messo già i marca punti. Quindi come nel disegno, ok, che ho fatto, sto facendo 144 catenelle, quindi due motivi, 1 2, ok, qua poi ho messo un marca punto qui, ok, poi 1 2 un marca punto, 1, 2, un marca punto, 1, 2, un marca punto. Contiamo dalla i motivi dagli archetti di 7 catenelle, ok? Poi guardate le vostre taglie che state lavorando e fate così, metteteci un marca punto, ok? Adesso, qua l'ultima facciamo 1, 2 catenelle, ok? Prendo e faccio un punto alto direttamente qua nelle due catenelle di partenza dove c'è il punto basso, ok, faccio così un punto alto, ok, quindi sono 4 catenelle. Qua torno indietro e faccio, facciamo una catenella 2 uguale e torniamo e faremo un punto basso, ok, così quando torniamo agganciamo qua. Qua dove c'ho il mio marca punto devo lavorare senza nessuna catenelle 20 punti alti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, farò i miei 20 punti alti, ok, dentro questo cerchietto di 7 catenelle, torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, io ho fatto 20 punti alti dentro il mio archetto di 7 catenelle, ok, il marca punto potete lasciare qua che non dà fastidio, quindi da qui in questa archetto di 4 catenelle entro e faccio un punto basso, ok, poi 1 2 3 4 catenelle, vado nel prossimo archetto punto basso, 1 2 3 4 catenelle, vado nel prossimo punto basso, ok, questa sarà la nostra ripetizione per tutto il nostro, ok, punti qua dentro i nostri archetti, quindi 4 catenelle dopo i 20 punti alti, punto basso, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso, ok, qui c'è l'archetto di 7 catenelle, quindi qua senza fare nessuna catenella inizio a lavorare, ok, i miei 20 punti alti, 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Io vado avanti ancora con 10 puntiati, poi torno con voi. Andate avanti, scusatemi, eccomi qua. Allora, nel primo archetto dove c'è il marcapunto vanno 20 puntiati, ok? Poi un punto basso, 4 catenelle, un punto basso, 4 catenelle, un punto basso. In questo prossimo archetto che non c'è il marcapunto, ok, vanno 10 puntiati invece di 20. Ok, quindi qua ho fatto 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10. Poi arrivo qua nel prossimo archetto di 4 catenelle e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, ritorno e faccio un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nel prossimo e faccio un punto basso. In questo archetto qua faccio 10 punti alti, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10. Ok, qua nel primo archetto punto basso 1, 2, 3, 4 catenelle, nel prossimo punto basso 1, 2, 3, 4 catenelle, nel prossimo punto basso. E in questo archetto qua dove c'ho il mio marcapunto dobbiamo lavorare 20 punti alti, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Farò 20 punti alti, poi torno con voi. Mi raccomando, in questi archetti qua dove c'è 7 catenelle si fa 10 punti alti, perché prima ho sbagliato. Dove abbiamo i nostri marcapunti vanno 20 punti alti. Praticamente è questo che sto facendo adesso. Quindi farò 20 qua, poi faccio i miei archetti di 4 catenelle punti bassi. Qua in questo archetto che non c'è il marcapunto faccio 10 punti alti, poi faccio gli archetti di 4 catenelle punto basso, 4 catenelle punto basso, poi qua faccio 10 punti alti, faccio i miei archetti, ok, qua dove c'è il marcapunti 20 punti alti. Andate avanti lavorando così, ok, per ogni archetto che trovate, ok, qua con i marcapunti sono 20 punti, invece questi qua sono 10 punti alti. Poi fate tutti gli archetti qua, sono due archetti, poi qua 10 punti alti, 10 punti alti, gli archetti qua in mezzo. Andate avanti così, poi torno con voi. Eccoci qua, ho finito, ok, tutto il mio giro, come ho detto, negli archetti dove non c'è il marcapunto 10 punti alti, poi se fai gli archetti dove c'è i marcapunti 20 punti alti. Adesso ho fatto 4 catenelle, ok, un punto basso, perché prima erano 3 archetti, adesso è 2 archetti, ok, quindi adesso faccio 2 catenelle e vado qua, ok, nelle 2 catenelle di partenza che c'è il punto basso faccio mio punto alto, ok. Quindi adesso qua faccio 2 catenelle sempre, ritorno, faccio mio punto basso, ok. Adesso faremo, abbiamo fatto un giro, due, il terzo giro, quindi prendo il mio filo, per ogni punto alto sottostante qui che sono 20 lavoreremo punta a rilievo prendendo da dietro, quindi 1, 2, ok,
Tutti puntiati a rilievo. Dobbiamo lavorare i 20 punti alti così. Ecco. Mi raccomando, dovete contare bene, ok, gli archetti dove c'è il marcapunto, che siano giusti 20 punti alti. In quegli archetti che non ci sono i marcapunti, dovete contare sempre che siano 10 punti alti, perché se no non viene giusto il nostro motivo. Ok, io vado avanti così, lavorando punti alti a rilievo. Guardate che meraviglia. Ok, prendendo da dietro, poi torno con voi quando ho finito i miei 20 punti alti, prendendo da dietro, facendo punti alti a rilievo. Andate avanti. Ecco qua, ho finito i miei 20 punti alti a rilievo, prendendo da dietro. Adesso, senza catenella niente, andiamo in questo archetto e faremo un punto basso. Qua si fa 1, 2, 3, 4 catenelle. Entriamo nell'archetto sottostante, punto basso, e da qua iniziamo a prendere questo qua di punto, il primo punto alto così, e lavoreremo punti alti a rilievo prendendo da dietro, ok, che sono 10. Ecco qua, 3, 4, 5. Venirà una meraviglia questa bellissima blusa, anche con questa bellissima sfumatura e questa bellissima cake. Yarn Arte Flower Moonlight, bellissimo, si lavora da Dio, molto morbido e non dà fastidio nemmeno il filato, questo qua che luccica tanto, molto bello. Ok, andiamo qua, ho fatto i miei 10, scusate, 10 punti alti a rilievo prendendo da dietro, quindi arrivo qua nel mio archetto di 4 catenelle, faccio un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nel prossimo archetto e chiudo. Prendo il mio filato nel primo punto alto, ok, proprio, entriamo e facciamo gli altri 10 punti alti a rilievo prendendo da dietro. Allora, questo giro è tutto così, ok? Andate avanti lavorando così, poi torno con voi qua quando arrivo al penultimo archetto, che dobbiamo iniziare il prossimo giro. Andate avanti così, molto facile, ok, da realizzare. Eccoci qua, sono arrivata, ho fatto tutti i miei punti alti a rilievo, ok, per ogni archetto, ok, che ho trovato. Poi punto basso, 4 catenelle, punto basso, ho iniziato i punti alti a rilievo. Adesso ho fatto un punto basso, faccio 2 catenelle sempre, prendo il mio filo, vado qui dove c'è le 2 catenelle che c'è il punto basso, entro e faccio un punto alto, ok. Qua con 2 catenelle di partenza ritorno e faccio un punto basso, ok. Allora, qua il prossimo prendiamo il primo punto alto, sempre a rilievo prendendo da dietro, ok, una catenella, un punto alto a rilievo prendendo da dietro, una catenella, un punto alto a rilievo, una catenella, un punto alto a rilievo. Questo è l'archetto di 20 punti alti, quindi dobbiamo lavorare così, ok, con la separazione di una catenella. Ecco qua, faccio questo archetto con voi, poi passo al prossimo, così vedete come lavorare questo giro. Una catenella, punto alto, una catenella, punto alto a rilievo,
catenella puntuata a rilievo, ok, tutti 20 punti alti a rilievo separati da una catenella. Questo sarà il nostro motivo di ripetizione, ok? Sempre così dobbiamo lavorare quando tocca a fare il terzo giro sopra gli archetti, così. Guarda che carino, molto bello ed è effetto, come dico sempre. Ecco, non ho fatto la catenella, è stata tanto richiesta questa blusa punto virus e eccoci qua. Faccio contenta alla gruppina che mi ha chiesto e quando ho finito la spedirò, perché questa blusa già è venduta alla signora che mi ha chiesto di realizzare del mio gruppo. Ecco l'ultimo punto alto, ok, non taccate qua perché qui c'è il punto basso, solo nei punti alti, se no dovete contare quanti punti alti lavorati con la separazione di una catenella. Poi abbiamo fatto l'ultimo punto alto a rilievo prendendo da dietro, quando arriviamo qui all'archetto che c'è uno solo, adesso faremo un punto basso e passiamo direttamente al primo punto alto, ok, del nostro archetto di 10 punti alti. Quindi si lavora sempre punti alti a rilievo, una catenella, punto alto a rilievo, ok. Faccio insieme a voi anche questo archetto, così poi dopo lavorate tutto il giro così, ok. Ecco qua, sempre con una separazione di una catenella. Ecco qui. Una catenella, un punto alto a rilievo. Una catenella, un punto alto a rilievo prendendo da dietro. Una catenella e ancora un punto alto a rilievo. Una catenella e l'ultimo punto alto a rilievo. Dovete contare sempre se c'è 10 punti alti, ok? Sono sicura che c'è perché ho già fatto il conteggio dal primo giro che ho fatto. Quindi direttamente qua nell'archetto punto basso e si inizia a lavorare direttamente gli archetti a punto alto a rilievo con la separazione di una catenella. Andate avanti così per tutti i vostri archetti che trovate, ok? Poi torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, ho finito tutto il mio giro, guarda che meraviglia, ok. Adesso iniziamo il prossimo giro. Qua dobbiamo andare, qui c'è 2 catenelle, andiamo qui e facciamo punto bassissimo, ok. Adesso per il prossimo giro dobbiamo camminare, ok, una catenella, un punto bassissimo, scusatemi, ancora un punto bassissimo sopra la catenella, ok. Abbiamo fatto un punto basso nel punto alto nel primo, un punto bassissimo nella catenella qua sopra, un punto bassissimo ancora. Praticamente dobbiamo saltare uno, ok, del quadretto e andare al secondo. Quindi qua secondo, ok, quindi dobbiamo saltare uno. Vado qua, anzi faccio 2 catenelle, ok, ritorno, abbiamo lasciato un quadretto e un punto basso nel secondo, facciamo 1 2 3 4 catenelle, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso, 1 2 3 4 catenelle, salto 1, vado nel prossimo punto basso. Praticamente stiamo facendo il primo giro, ok, è tutta una ripetizione. 1 2 3 4, salto 1, nel prossimo vado punto basso. Adesso nel nostro archetto di 20 catenelle dobbiamo fare 2 archetti di 7 catenelle, ok. Allora, dopo il terzo, 1, 2, 3 archetti di 4 catenelle, punto basso, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
alzato uno, vado qua, punto basso, ok? Questo è il primo archetto di 7 catenelle. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1 e vado nel prossimo punto basso. Quindi i due archetti di 7 catenelle va solamente messo negli archetti di 20 catenelle. Questi qua di 10 va solo uno di 7, ok? Vi faccio vedere qua quando arrivo qui. Quindi adesso 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4, salto 1, vado nel prossimo punto basso. Ok, vedete che c'è 2 archetti di 7, ok, e 3 di 4 catenelle. Quindi mi avanza un archetto libero, che praticamente è questo che abbiamo saltato all'inizio, ok? Quindi adesso tocca fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saltiamo il primo archetto, andiamo nel prossimo punto basso. Eccolo qua. E qui un archetto di 7 catenelle, ok? Mi raccomando, lasciate questo quadretto e questo qua libero e lavorate nel secondo, ok? Quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4, salto 1, vado nel prossimo punto basso. Aspettate un attimo che ho il filo, era proprio il filato che è così, ecco. Allora, abbiamo fatto uno archetto di 4 catenelle, punto basso, saltando un quadretto. 4 catenelle, salto un quadretto nel prossimo punto basso e 1, 2, 3, 4 catenelle, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso. Allora, qua nell'angolo va 2 di 7, ok? E gli archetti di 4 catenelle sono 3, 1, 2, 3. Qua in mezzo va quello dei 7, mi raccomando, lasciate un quadretto qua e uno qua vuoto e si inizia a lavorare del secondo archetto. Come vedete qua mi avanza un archetto, questo lascio libero, quindi adesso tocca 7 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto un archetto, un quadretto, scusate, nel prossimo vado punto basso. 1, 2, 3, 4, salto 1, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4, salto 1, vado nel prossimo punto basso. Se contate bene avanza sempre un quadretto, ok? Qui tocca quello di 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto un archetto, questo qua, vado nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso. Ok, adesso mi tocca fare 2 archetti di 7 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1 di quadretto nel prossimo punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salto 1 nel prossimo punto basso. E adesso tocca fare 3 archetti con 4 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso e questo è il primo. 1, 2, 3, 4, salto 1 nel prossimo punto basso, questo è il secondo. 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1 nel prossimo punto basso. E come vedete c'ho sempre un quadretto che non lavoro, ok? Sia dell'inizio e sia alla fine. Adesso faremo 7 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7. Salto 1 e nel prossimo punto basso, ok?
andate avanti lavorando così, ok? Per tutto il giro, e poi torneremo insieme per lavorare tutto quello che abbiamo già fatto. Ritorno con voi, vi faccio vedere, ok? Andate avanti. Eccoci qua, sono arrivata. Ho fatto tutto il mio giro come ho fatto vedere prima. Adesso ho preparato già le mie qua 7 catenelle, ok? Vado qua dove c'è le 2 catenelle, entro un punto bassissimo. Adesso diamo inizio a fare ancora tutto quello che abbiamo fatto prima, ok? Quindi qua cammino qua sopra con un punto bassissimo per arrivare alla seconda catenella, ok? Punto bassissimo nella prima catenella e nella seconda catenella, ok, qua entro con punto bassissimo, faccio sempre 2 catenelle, poi ritorno punto basso, ok, quindi qua faccio 1 2 3 4 catenelle, aspettate, sì, ok, punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, qua punto basso. Quindi qua rimanerà solamente come qua 2 archetti, ok? 1, 2. Prendo il mio filo, vado qua, c'ho gli archetti di 7 catenelle, quindi qua lavoro 10 punti alti nel primo archetto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, 10. Mi raccomando, dovete contare, ok, i punti alti che fate negli archetti, perché se manca un punto alto è un casino, quindi 3. 3, 6, 3, 9, 1, 10, passo direttamente a questo archetto qua e qui facciamo ancora 10 punti alti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vado direttamente all'archetto di 4 catenelle, faccio un punto basso. Adesso questo giro sarà diversamente, ok? Dobbiamo fare così: 10 da una parte nell'archetto di 7 catenelle e 10 punti alti nel secondo archetto di catenella. Mi raccomando, solo all'angolo, ok? In questo archetti di 20 punti alti, ok? Facciamo 10 e 10, poi 1, 2, 3, 4 catenella, vado qui nell'archetto sottostante punto basso, 1, 2, 3, 4 catenella, vado nel prossimo punto basso. In questo archetto qua di 7 catenelle lavoro solamente 10 punti alti, che è quello più piccolo, ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 punti alti, ok? Vado nell'archetto sottostante punto basso. 1, 2, 3, 4 catenella, chiudo il mio archetto nell'archetto sottostante con punto basso, 1, 2, 3, 4 catenella, chiudo, ok, punto basso, e da qua inizio a lavorare i miei 10 punti alti. Allora, rimanerà così adesso, ok? In ogni archetto di 7 catenella fate 10 punti alti, quindi qua faccio 10 punti alti. 10 punti alti in questo archetto qua, poi chiudo con punto basso e faccio gli archetti qua, i due rimanenti. Qua nella catenella di 7 facciamo 10 punti alti qua, 10 qua. I 10 punti alti da questa parte, da questa, sono le 20 che abbiamo fatto prima, però faremo divisa, ok? 10 e 10.
in questi archetti qua, tra uno archetto e l'altro, solo 7. Se guardate bene, prima dal nostro angolino ci avevamo 1 e 2 archetti, adesso ci abbiamo, stiamo crescendo gli archetti facendo di più, quindi qua c'è uno, il secondo e terzo, ok? Man mano che andiamo lavorando, gli archetti qua, da questa parte e da questa, ok, va a crescere, ok? Quindi andate avanti così e poi torno con voi per dare inizio al prossimo giro, ok? Eccoci qua, sono arrivata all'ultimo archetto, ho fatto i 10 punti alti, ok? Arriviamo qua, un punto bassissimo, ecco qua, il punto basso, ok? Quindi cammineremo qua con un punto bassissimo, 1 nella catenella, un punto bassissimo, e il secondo qui, e qua faccio 1, 2 catenella, ritorno e faccio un punto basso, ok? Adesso dobbiamo lavorare tutti i punti a rilievo prendendo da dietro e mi rimanerà solamente un archetto di 4 catenelle, 2, 3, 4 e punto basso, ok? È tutto quello che abbiamo fatto prima, quindi adesso lavoro nel primo punto alto, un punto alto a rilievo prendendo da dietro, quindi faccio 10 punti alti a rilievo così. Adesso vi faccio vedere come unire uno e l'altro, ecco qua così, aspettate, tutti i punti alti a rilievo, guardate che qui c'è 10 punti alti da una parte e 10 dall'altra, ok? Quindi questo manca solo 2 per l'ultimo 9 e questo è il numero 10, vedete? Un punto alto qua. Quindi passo direttamente a questo punto alto qua, che sono altri 10, quindi senza fa catenella, senza niente, tutti i punti alti a rilievo, ok? Così. Ecco qua. Punti alti a rilievo, che sono praticamente 10 da una parte e 10 dall'altra, ok? Quindi qua si lavora così. Poi abbiamo l'ultimo, eccolo qua, punti alti a rilievo. Mi raccomando, quando fate i punti alti, i 10 punti alti, sia qua da una parte sia dall'altra, dovete contare che siano 10, perché se è 9 o 8 non va bene, se è di più peggio ancora, quindi deve essere 10, ok, per ogni archetti di 7 catenelle. Quindi direttamente a questo archetto entro punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nel prossimo archetto punto basso, ok? E questo giro è solo così. Punti alti a rilievo nelle 10 punti alti che troveremo sottostante in un archetto solamente di 4 catenelle, ok, e un punto basso. Quindi finisco qua con voi, vi spiego ancora una volta per chi non ha capito, però è tutto punto di ripetizione già di quello che abbiamo già fatto prima, che ho fatto già vedere. Quindi ecco qua, sono arrivata all'ultimo punto alto a rilievo, eccolo qua, ecco qua, ecco. Poi da qui passo direttamente all'archetto punto basso, 1, 2, 3, 4 catenella punto basso, e si inizia a lavorare, ok, punti alti a rilievo. Guardate, rimanerà così adesso, ok? Andate avanti lavorando così, poi torno con voi per tutto il nostro giro, ok?
Eccoci qua, ho finito tutto il mio giro, ok? Ho finito gli ultimi 10 punti alti a rilievo. Quindi arriviamo qua, vedete che c'è punto basso e 2 catenelle entro qui e punto bassissimo, ok? Poi cammino qua con punto bassissimo, 1 e secondo qua, punto bassissimo, ok? Quindi 1, 2 catenella, ritorno, punto basso. Adesso non si fa nessun archetto, si fa solo punto a rilievo, inizio qua dal primo, ok? Punto alto a rilievo, prendo da dietro 2 catenelle, no scusa, 1 catenella, nel prossimo vado punto alto, 1 catenella, punto alto a rilievo, 1 catenella, punto alto a rilievo. 1 catenella, punto alto a rilievo. Così farò per i 20 punti, ok, alti sottostanti che ho, farò punto alto a rilievo con una catenella di separazione, praticamente è il punto che abbiamo fatto prima, ok? Faccio vedere un attimo, poi dopo dovete procedere da soli facendo tutta la ripetizione che ho già fatto insieme a voi, ok? Vi dico quanti motivi dobbiamo fare per arrivare ai scalfi delle maniche, dobbiamo misurare per vedere se va bene e poi facciamo la unione per iniziare a lavorare in tondo, ok? Adesso finisco questo giro qua con voi, vi spiego un attimino come procedere e dovete lavorare da soli. Magari se non avete capito bene, tornate indietro il tutorial perché sennò rimarrà molto lungo, ok? Ecco qua, sto finendo il mio giro di 20 punti alti a rilievo separato da una catenella. Ecco qua, sono arrivata all'ultimo, ok. Quindi adesso vado direttamente all'archetto di 4, faccio un punto basso, inizio qui in questo archetto già nel primo punto alto, faccio punto alto a rilievo e una catenella e si lavora i 10 punti alti di questi archetti con una catenella di separazione, ok. Allora, questo è l'inizio del prossimo, ok, che è proprio completo. Questo è uno, questo è il secondo completo. Poi da qua si inizia, ok, come abbiamo fatto poi dopo con tutte le catenelle, ok, sono 4 catenelle, punto basso per un archetto, 4 catenelle, punto basso, 4 catenelle, punto basso. Poi si fa 2 archetti di 7 in questo motivo grande qua, ok. In questi motivi piccoli, come avete visto, all'inizio erano 2, adesso è diventati 3. Nel prossimo che dobbiamo fare sono 4 perché nascerà uno qua, uno qui e uno qua, ok. Quindi fate tutto il vostro giro, ok. Io farò completo, ok, 3 motivi, questo è il primo e secondo. Vado a fare il terzo motivo, faccio la prova. Se non va bene, farò 4 motivi completi prima di fare l'unione dei nostri scalfi. Praticamente, guardate che meraviglia! È così, ok. Anzi, lo faccio vedere da questa che è quasi finita. Eccolo qua. Direi di fare 4 motivi, ok, completo. Per poter iniziare a fare l'unione e lavorare in tondo, ok? Andate avanti, guardate tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio, che praticamente il nostro motivo è completo di un giro, 2, 3, 4. 4 giri di punti fantasia, ok? Per fare i punti virus. Poi si inizia, ok, con gli archetti per fare il prossimo, ok, motivo, punto virus. Mi raccomando,
ogni archetti che fate i puntiati contate bene, ok, che siano 10, ok, qua negli angolini sono 10 da una parte, 10 dall'altra, ho già ispirato, e questi qua sono solo 10, ok. Andate avanti, torno con voi quando ho fatto 4 motivi completi, complete questo qua, ok. Questo qua ho finito, il secondo, do inizio poi dopo con le catenelle, gli archetti con le catenelle per fare il terzo motivo completo, poi farò il quarto motivo completo, poi torno con voi, ok? Il prossimo quarto motivo completo io arriverò che farò solamente il primo giro di punti alti a rilievo. Questi qua separati da una catenella lo faremo insieme, ok? Quindi fate 4 giri di punto virus completo, poi torno con voi. Eccoci qua, sono arrivata, ho fatto i miei 3 punti virus 1, come ho detto prima di fare 3-2 completo, 3 completo, ok, il quarto io ho detto di lavorare fino scusatemi, fino al secondo giro, che è tutti i punti alti. Poi per tutte le taglie, ok, tutte, che sia la small, che sia la media, che sia la large o XL, dovete lavorare 4 motivi di punti virus, ok, i 3 sono completi, il quarto lavorare fino al secondo giro, perché a completo è questo qua dei punti alti con una catenella di separazione, sempre i punti a rilievo prendendo da dietro, ok. Adesso vi prego di separare, ok, con marca punto i 4 angoli, come vedete qua, qua e qua, con marca punti, però contate che sia 10, 3, 3, 6, 3, 9, in 1, 10, in mezzo va un marca punti per tutti i 4 angoli, ok, davanti e 2 di dietro. Adesso iniziamo a lavorare in tondo, ok, dobbiamo unire i nostri scalfi delle maniche. Comunque, come ho detto prima, vi dico ancora un'altra volta, dovete fare 3 completi di punti virus completo e l'ultimo, che è il quarto, che manca l'ultimo giro per finire, ok? Che così andiamo a fare l'unione. Quindi ho fatto un punto alto a rilievo, ok? Questo no, questa è la catenella, niente. Quindi qui c'ho 3 catenelle, entro qua e qua c'è il punto basso, entro qui, faccio un punto bassissimo, cammino con punto bassissimo per 2 volte, 1, punto bassissimo nella seconda catenella, quindi per la partenza sempre 2 catenelle, ritorno, punto basso, ok? Adesso iniziamo già dal primo punto alto sottostante, lavorando un punto alto a rilievo prendendo da dietro con una catenella separazione. Dobbiamo lavorare i 10 punti alti sottostanti, ok, sempre a rilievo con una separazione di una catenella. Quindi faccio vedere come fa la unione dello scalfo delle maniche, ok. Ecco qua, sto quasi arrivando al l'ultimo punto alto sottostante, quindi così non dovete contare quanti punti alti dovete fare, che sono 10, visto che abbiamo messo i marca punti. Quindi questo è il penultimo e questa una catenella, e faccio l'ultimo punto alto a rilievo, e quindi sono sicura che qui ho 10 punti alti a rilievo con la separazione di una catenella. Prendo il mio filato, ecco qua, prendo questa parte qua, quindi questi 10 punti alti qua lo lascio libero, inizio a lavorare da questo dopo il marca punto, ok, che sarebbe questo qua. Quindi giro così il lavoro, ok, non da questa parte, mi raccomando, dopo il marca punto qua,
entro con il mio uncinetto, giro il mio uncinetto così, prendo questo filato, eccolo qua, e faccio un punto alto a rilievo senza nessuna catenella, proprio così dobbiamo fare l'unione. Quindi scendo lavorando punti alti a rilievo, prendendo da dietro con una catenella. Questo giro sarà sempre di punti alti a rilievo con una catenella di separazione, ok? Quando arriviamo all'ultimo archetto sottostante, se fa un punto basso, adesso vi faccio vedere. Adesso iniziamo a lavorare in tondo, ok? Per la lunghezza desiderata. Poi quanti giri ancora che devo fare per la mia lunghezza desiderata non lo so, che sia 10, 12, 15 non lo so, perché farò tutto questo filato qua, finirò tutto il filato, ok? Quindi non lo so quanto viene lunga, poi dopo torno con voi e vi faccio vedere quanti giri ho fatto, ma la lunghezza dovete scegliere voi, che se corta, se lunga. Quindi una volta che ho fatto i 10 punti alti a rilievo con la separazione da catenella, arriva il mio archetto, entro punto basso e qui prendo il mio filo, inizio da primo punto alto a rilievo lavorando punto alto a rilievo, prendendo da dietro con la separazione di una catenella. Vi ho fatto già vedere dall'inizio, ok, come si lavora tutto per completo i punti virus, quindi penso che è facile per voi fare questo giro qua, ok? Quindi vi faccio vedere ancora una volta, poi fate tutti i vostri archetti, ok? Che adesso lo conto, vi faccio vedere fino ad arrivare al prossimo marca punto. La catenella, ecco qua, mancano due punti alti, una catenella, punti alti a rilievo prendendo da dietro. Aspettate che questo non mi piace come è venuto, quindi rifaremo, ecco qua, adesso sì, meglio, catenella, ancora uno, catenella e l'ultimo, ok, arrivo nel mio archetto punto basso e do inizio un'altra volta un altro archetto, eccolo qua, questa è la unione, ok, così. Ho fatto due archetti con voi, devo fare ancora 1, 2, 3, 4 e quando arrivo qua nel quinto, ok, mi fermo, poi torno con voi. Andate avanti lavorando così, ok, puntiata di rilievo separato da una catenella dove c'è l'archetto punto basso, si inizia, ok, andate avanti e torno con voi. Ecco qua, sono arrivato, ho fatto l'ultimo, ok, archetto di 10. Adesso prendiamo questo, ok, prendo il mio filo, ho fatto l'ultimo punto alto senza nessuna catenella, lo prendete, mettete da questo verso qua in marca punto, andate nel primo, aspettate, ecco, nel primo punto alto entro, giro il mio uncinetto, prendo il mio filato così e un punto alto, una catenella e torniamo a lavorare come abbiamo lavorato fino adesso, ok, fino all'ultimo archetto, ok, sottostante che dobbiamo lavorare un punto alto separato da una catenella e poi torno con voi, fate tutto il vostro giro così, dove trovate i punti alti fate punto alto con la separazione di una catenella, ok, così. Quando arrivate, adesso arriverò vicino al nostro archetto, sono quasi, ok? Aspettate che, ecco. L'ultimo punto alto. Poi da qua fate un punto basso direttamente qui e iniziate a lavorare dal primo punto alto sottostante del nostro archetto, del nostro punto virus, ok, andate avanti lavorando tutti questi archetti qua fino ad arrivare all'ultimo archetto, ok, poi diamo inizio al prossimo giro.
ok, vi faccio vedere come iniziamo a lavorare ancora, ok, i punti virus. Diamo proprio la partenza, faccio con voi, poi dopo voi dovete lavorare, ok, i vostri punti virus. Se non avete capito ancora, tornate indietro il tutorial e guardate della partenza come si fa. Adesso lavoriamo in tondo, ok, poi torno con voi, andate avanti. Eccoci qua, ho fatto l'ultimo giro, ok. Adesso dall'ultimo punto alto vado direttamente qua dove ho le catenelle, entro tra le catenelle, punto basso, entro sul punto bassissimo, ok. Adesso dobbiamo saltare il primo quadretto, ricordatevi che abbiamo iniziato dal secondo, ok, quindi camminiamo, ok, qua punto bassissimo, il secondo che è il punto alto sottostante, e terzo che è la catenella di separazione, e il quarto che è il punto alto, ok, del primo quadretto. Poi andiamo in mezzo proprio nella catenella qua, punto bassissimo, quindi ho fatto 5 punti bassissimo per arrivare al secondo quadretto. Faccio 2 catenelle, ritorno punto basso. Adesso dobbiamo lavorare 4 catenelle, ok, questa è la partenza, salto 1, un blocchetto nel secondo, entro punto basso, 1 2 3 4 catenella, salto un quadretto, nel prossimo entro, chiudo punto basso, 1 2 3 4 catenella, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso. Quindi come dall'inizio che ho fatto vedere, ok, qua quando abbiamo lavorato i nostri archetti, qua lo stesso, 1 2 3. Adesso avanza sempre un quadretto qua, uno qua, e si inizia a lavorare dal secondo. Adesso tocca lavorare 7 catenelle, 2 3 4 5 6 7, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso, ok, 1 2 3 4, salto un quadretto, vado nel prossimo punto basso, 1 2 3 4 catenella, scusate che il filo mi si è, ecco, salto un quadretto nel prossimo punto basso, 1 2 3 4, salto 1 nel prossimo entro punto basso, 1 2 3 4 5 6 7 catenella, salto 1 qua, vado nel prossimo punto basso. Eccoci qua ragazzi, vedete che qui nasce uno, ok, proprio in mezzo, e anche qua, quindi gli aumenti non, dopo questo qua è l'unico aumento che ci abbiamo, perché qui va a crescere uno, poi tutto il resto lavorando in tondo non ci sono più aumenti, ok, dobbiamo lavorare solamente i 10 punti alti, ok, io ne archetto di 7, poi di 3 archetti diventeranno 2, eccolo qua, 1, 2. Se lavora 10 punti alti normale sopra ai punti alti sottostanti, prende un rilievo. Poi prossimo giro è punti alti separato da una catenella, sempre a rilievo, se fai 10, poi si unisce qua nel, poi rimane solamente un archetto, punto basso, e si lavora tutti i punti alti separato da una catenella. Poi si inizia a fare tutti i giri di archetti come abbiamo fatto adesso, ok? Quindi adesso ragazze dobbiamo lavorare solo in tondo, ok? La ripetizione che abbiamo già fatto dei punti virus insieme, dovete vedere quello che avete già fatto e procedere con la lunghezza. Adesso vi do un po' di misura, ok? Allora, qui ho un 40, aspettate, no, ho sbagliato. Ok, di larghezza.
voglio giuste, non voglio tanto larga. Allora, dopo che avete fatto gli scalfi delle maniche, avete unito tutto quanto, se volete non giusta nel corpo, ok, i punti virus, vi do una chicchetta, nel senso che abbiamo iniziato con uncinetto numero 3, ok? Fino qua abbiamo lavorato con uncinetto numero 3. Se volete la parte sottostante, ok, della vostra lunghezza un pelino più morbida, più sciolte, lavorate con uncinetto 3,5, ok? Così è più morbido, più largo. Invece se volete non tanto aderente ma giusta nel vostro corpo, lavorate con uncinetto 3 fino alla fine, ok, della lunghezza desiderata vostra. Allora, io vado avanti, poi vi dico se ho fatto 10, 20, 25, non lo so quanti giri di punti completi di punto virus completo che devo fare, non lo so. Mi piacerebbe finire tutto questo filato, ok. Poi vedo la lunghezza, se è troppo lunga mi diventerà, già dico di già, un copricostume, ok? Però quando arriverò alla lunghezza desiderata, la indosso e faccio la foto. Poi se mi avanza ancora filato, non lo so, quindi finirò tutto il filato e vi dico in che lunghezza mi è arrivata, ok? Però adesso vedo, non lo so se può darsi che mi basta per fare la blusa un pelino più lunga, può darsi che mi arriva una lunghezza di un copricostume, cioè anche per fare un copricostume, se non volete fare una blusa, ok, non tanto lunga, potete procedere lavorando, come ho detto, altri punti virus in lunghezza, però mi raccomando, per fare un copricostume iniziate a lavorare con i 3,5 per rimanere più morbida ai fianchi, ok? Invece se volete la blusa normale, la lunghezza vostra desiderata, lavorate con il numero 3 come sto lavorando io. Ci vediamo dopo, quando ho fatto tutto il mio giro lavorerò in tondo, ok? Adesso non c'è né aumento né niente, dovete solo guardare quello che avete fatto prima e procedere, ok? Ci vediamo dopo, andate avanti con i vostri bellissimi punto virus. Se vi piace il mio tutorial, regalatemi ragazzi quel bellissimo mi piace, lasciate un bellissimo messaggio produttivo. Se avete bisogno scrivetemi sotto la info, ok? Vi invito anche a iscrivermi nel mio gruppo di Facebook, seguimi su Instagram, ok? Nel mio Facebook ho due gruppi, Giacarta Uncinetto, dove faccio le live, faccio i progetti veloce, ok? In più c'è un altro gruppo, Giacarta Uncinetto, vendita e pubblicità. C'ho anche la pagina se volete seguirmi, ok? E niente, ci vediamo dopo, andate avanti, buon lavoro produttivo, ok? A dopo! Eccoci qua ragazze, come ho detto, bellissima, meravigliosa, come avete visto ho lasciato pure i marca punti, non l'ho tolto, adesso tolgo insieme a voi la mia blusa punto virus, è finita, fantastica, con una cake ho fatto questa bellissima blusa, ok? Adesso vi do un po' di misure, vi faccio vedere come è venuta, fantastica, e come avete visto già nell'anteprima è adorabile, fantastica veramente. Allora vi do tutte le misure, lo metto bene, ok? Eccoci. Vediamo, allora qui a qua è un 42,5, ok, lo scollo, date, mettiamo a posto bene, è 20. Prendiamo una manica, ok, lo scafo delle maniche
vediamo quant'è. Vedete? Sì, vedete. È un 20, eccolo qua, 20. Larghezza 40, aspettate che ho il marcapunto, mettiamo a posto bene, perché questa c'è, ecco qua, 44 centimetri di larghezza. Faccio così, vedete, guarda che è fantastica, meravigliosa. Questa sfumatura di questa bellissima cake mi è proprio appassionata. E poi leggera, bella, brillante. Allora, vediamo di lunghezza, parlo, vediamo di lunghezza quanto abbiamo. 60, ok, centimetri di lunghezza. Allora, filato qua lo devo nascondere, che ho finito qui. Vi dico di già, potete continuare le maniche, ok, se volete fare le maniche a tre quarti o le maniche più lunga, seguendo ok punto virus. Quindi in fondo non c'è nessun aumento, niente, dovete lavorare, come ho detto, in tondo, facendo tutti i punti virus dall'inizio del tutorial fino adesso. Ho finito qua perché mi è rimasto pochissimo filato di questo colore della sfumatura, perciò mi sono fermata. Come avete visto nell'anteprima, non è bella di più. Se vi piace i miei tutorial, ragazzi, regalatemi quel bellissimo mi piace che mi fa tanto piacere. Iscriveteci nel mio canale di YouTube, cliccate sulla campanellina, perché ogni volta che io esco con un tutorial, YouTube vi manda un messaggino: guardate che è uscito il tutorial da Giacarta Uncinetto. Pubblicate i miei tutorial, realizzate i miei tutorial, pubblicate nei vostri Facebook. Mi fa piacere anche se pubblicate nel mio gruppo Giacarta Uncinetto, anche sulla mia pagina Giacarta Uncinetto. Io ho anche un gruppo Giacarta Uncinetto vendita e pubblicità. Ci sono tutti i link nella info sotto qua, info box, ok? Basta che cliccate e si iscrivete. A me mi fa tantissimo piacere. Poi, se avete bisogno di aiuto, di qualsiasi spiegazione, mi lasciate un messaggio anche qua sotto su Facebook o su YouTube, scusatemi, che io appena vedo rispondo. Comunque, come avete visto, è una meraviglia fantastica. Mi sono veramente innamorata, spero che vi è piaciuta anche a voi, ok? E al prossimo tutorial, ragazze, vi mando un bacio grosso grosso da Giacarta Uncinetto, e al prossimo tutorial, ciao ciao ciao!